Ok, vediamo il sondaggio cosa ci dice. Seven Deadly Sins, nessuno lo vuole, ma un giorno lo continuerò lo stesso. Jojo in pochi lo vogliono, scartato. Baki in diversi, devo dire. Strano, l'80% del mio canale è composto da Baki. Un 6% vuole Parasite, non male, mi aspettavo zero. E infine, 54% Kengan Asura. Però una brutta notizia. Ero convinto che in questo episodio iniziava davvero il torneo, invece no. Ancora preliminari, qualche cazzotto, presentazioni, bambini. E numeri, numeri, tanti numeri. Dai, iniziamo. Izayasu Takemoto, grande lottatore e fondatore dello stile Takemoto. Non lo conosco, vabbè. Ha vinto più di 90 incontri ed è stato soprannominato Dio della Guerra, come Doppo Orochi. Cos'hanno di differente queste due leggende? Doppo è forte veramente, mentre questo fa ridere i polli. Ebbene sì, costui è nella T-pose stesa grazie a Nikaido Ren, Chitsetsuna Kiryu. Ma perché questo emo ha deciso di farlo fuori? Perché costui è un figlio di puttana! Scusate, ma è davvero il male, lo schifo in persona questo qui, ma ne parleremo poi. Niente, sono le solite strategie aziendali, ammazzano lottatori per prenderne il posto e corrompere altre aziende. Meguro, altro pazzo scatenato peggio di Setsuna, com'è stato padre? Ha appena fatto fuori un altro lottatore per prenderne il posto anche lui. Lei vincerà sicuramente. Lei vincerà sicuramente. Tutti convinti che vinceranno e poi... Spostiamoci fuori. Ecco, lui è il re dei simp. Beh, posso capirlo. No, mai sottomettersi. Ricordate, campioni, donna bella e grande porta danni e malanni. Vabbè, un altro lottatore che vuole rubarsi un posto. Peccato che costui probabilmente ti cammina pure sopra l'acqua, quindi... Ma è tipo Ghost questo? E anche qui da Cosmo e Wakatsuki c'è un altro coglione che vuole prenderle. Ma chi è Cosmo Imai? Sospettato di avere una sessualità alternativa e detto il twink? Un pitone, no davvero, non fa altro che stritolare. Non ci credi? Guarda, già a 14 anni stritolava tutti il bastardo. E infatti stritola anche lui. E dall'altra parte abbiamo Wakatsuki, Chadone. Si dice che abbia una relazione segreta. Torniamo fuori. Rino. No, ti prego, sta zitto, sei disgustoso, inascoltabile. Le chiedo scusa, l'ho fatto aspettare 22 secondi. Yes, I'm a simp. Ok, avete presente quel figlio di puttana bastardo accidente quando è nato, che era talmente brutto che sua madre non voleva manco vedere o ti bruciassero la faccia? Oh, scusa. Ecco, questo l'ho tatto immondizia. Quest'immondizia aveva una telecamerina per monitorare l'andazzo del suo impero del cazzo. Non dico altro su di lui perché non voglio spoilerare. Lito e Oma vengono sottomessi da Kaede. Perché? Lui ha perso tutti i soldi al casinò. Complimenti. Mentre lui in realtà non ha fatto niente, ma proprio niente. Lui si accollava alle ragazze e lui le ignorava totalmente. Come ho già detto, King. Sì, Kaede dice che si sono scoperti, che potevano essere menati, sì, shh, basta, dai. Piuttosto, il nostro supremo salvatore e unica speranza calma le acque con un solo gesto della mano, capace di annullare l'esistenza di interi continenti. Arriva un ospite indesiderato. Scena leggendaria, eh? Attacca, ma manca il bersaglio, Lite dice che ha capito. Attacca e manca, calcio in faccia, umiliato messo da parte, passa Oma, scambio di pugni, linguaccia, diretto, manca il colpo, si aggrappa e tenta di buttarlo giù, ma fallisce. E sorprendentemente si scopre che è una ragazza. Come se non si capisse, eh? Oh, ma la ragazza che lotta, oh, ma è strano, oh. Eccoci qui, il sogno erotico di qualsiasi fan di Kengan Asura. Tranne per me esiste solo lui, amore mio. Carla Curè, nipote del patriarca del clan Curè. Ma cosa vorrà da Oma? La sua sbor. Letteralmente vuole dei bambini da lui. Nuovo metodo d'approccio per il 2023. Spezza le ossa alla tua crush. Io, ma comunque. Cioè, un pezzettino ce lo farei. Momento spiegazione. No, non spiegherò perché Oma è scappato via. Le è andato un crush il cervello, probabilmente. Piuttosto spiegherò perché Carla vuole dei bambini. I curè non trombano a caso. Vogliono soltanto il miglior seme che c'è in giro. Cosa significa? Che le femmine della famiglia Curè faranno figli solo con i migliori lottatori, o comunque con i migliori atleti che ci sono in circolazione, in modo da ottenere sempre un figlio adatto per la famiglia Curè. E Carla ha scelto Oma. Devo farvi assolutamente vedere come l'appoggia per terra, però.
Troppo bello. Arrivano dei parenti di Carla per avvisarla che il nonno è preoccupato. Una scena tenera, almeno finché non ricordiamo che la loro famiglia assassina di continuo persone. Prima di andare, Carla chiede qual è il nome di Oma. Lito risponde: testa d'alga. Ah 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 ah, battuta di merda, ma nel manga. Nel manga lo chiama in un modo che non dimenticherò mai. Kelp Tulu the Dark One. Ashura, pff, che nome di merda, usate questo. Bene, ecco, lui è Kure Erio, patriarca del clan Kure. Ha 90 anni, ma è forte. Fidatevi di me, non posso dirvi nulla, ma è forte. Viene a sapere che Carla si è innamorata e lui, da bravo nonno comprensivo, è felice per lei e spera tanto che Oma. Non c'è per rimanere nemmeno un capello di lui! E sfonda il pavimento. E insieme a lui c'è anche questo personaggio, protagonista dello scontro migliore dell'intera stagione probabilmente, ma andiamo oltre. Ah, aspetta, scopriamo l'età di Karura qui. Quindi Karura vorrebbe dei bambini alla veneranda età di 16 anni. Siamo quasi arrivati. Oh, ce la possiamo fare, eh? E Yamashita, l'unico incommensurabile, prende una boccata d'aria per prepararsi agli incontri. Dovrà impegnarsi a contenere tutto il suo potere di fronte a questi miseri mortali. Ok, siamo finalmente arrivati. Inizia finalmente il torneo? No. Dobbiamo decidere chi andrà contro chi. Perciò tutti i capi delle aziende e Lito sono riuniti qui. Te, che stai guardando, dalla tua faccia mi sembra che sei interessato a vedere il capo della Nintendo. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Bene, aggiorniamo la classifica dei brutti. Primo posto, tu. E quello chi è? Tu lo conosci? È il nuovo socio. È un essere insignificante. Un like per il nostro dio. Si unisce al party anche il miserabile figlio di puttana e Ken, perché sei con lui? C'è anche Yoshitake, che prende in giro il magnifico Lito. Ma ricordiamo la gentile clientela che lei non è più capo suo. Perciò lui potrà affettare te quando vuole. Non sarebbe male, mi stai sul cazzo. E c'è anche, vabbè sì, la principessa sul pisello, dai. Arriva Mitsudo insieme a Nogi, che a quanto pare, secondo l'onnipotente presenza in questa stanza, è teso. Ma la signorina ci spiega il perché. Lo vuoi sapere? Sei sicuro? Ok, te lo dico, se Nogi perde dirà ciao alla sua azienda. Yamashita ne è contento perché in tal caso sì, perderebbe il lavoro, ma niente più debito. Poi scopre che ha firmato per la vendita della sua proprietà in caso di fallimento e crolla nell'abisso dell'oblio più totale. Sto scherzando, un dio non ha debiti. Ma come decidere gli abbinamenti per il torneo con questo macchinario? Bella, vero? Non lo so, Mitsudo, mi sembra un po' vecchio. Ok, scusa, è bellissimo. Ma come funziona? Premendo il tasto, le cifre si fermano e chi ottiene il numero maggiore deciderà per primo fino ad arrivare al numero minore, Lito. Kano Agito, per chi non lo sapesse, la zanna. È in posizione 32 e ovviamente nessuno vorrebbe scontrarsi con lui. Il primo a testare la macchina, chi è? Il Signore Supremo avanza e ad ogni passo questi insetti tremano. Yamashita ottiene un punteggio della Madonna e non ha ottenuto tutti i 9 solo per camuffarsi tra la plebaglia. In realtà c'è un motivo buono e valido per il quale Yamashita è riuscito ad ottenere un punteggio così alto, però non te lo dico. Ok, vediamo come va agli altri. Lito, deplorevole. Sgualdrina che odio. E vabbè, lei lo fa alto perché c'ha i meccanismi nel capo, mannaggia lei. Essere brutto. Ok, no dai, da qui non ce li fanno più vedere. Passiamo alla decisione di Yamashita. Non disturbare l'onnipotente lurido verme. Alla fine opta per il numero 8. Scelto totalmente a caso. E vabbè, tutti quanti scelgono la loro posizione. Signori, possiamo finalmente dare inizio ai festeggiamenti. Oh sì, finalmente posso rischiare la mia vita in questo torneo. Gli uomini si fronteggiano con i pugni, non con le parole. Esatto, ecco perché sono stato espulso da scuola. Volete vedere un Setsuna Kiryu nudo che abbraccia un pupazzo di Oma? No? Neanch'io, andiamo oltre. Le ucciderò uno a uno. No, noi vogliamo solo pace e spargere la voce di Cristo. Lui e la zanna. Yamashita si è ritirato a riflettere nella spiaggia e torna Oma dopo aver corso il perimetro dell'isola. Sei pronto, Kazuo Yamashita? Ovvio. Finalmente il torneo di annientamento Kengan sta per cominciare. Oh, finalmente inizia dopo tutta questa. E invece no, inizia dal prossimo episodio. Orwar. Thank you.
O te che ci fai ancora qui?